Fresco di laurea in medicina, il giovane Finlay, un piccione antropomorfo, al momento di scegliere presso quale struttura iniziare il proprio percorso di formazione lavorativa, decide di andare a vivere e lavorare nella piccola cittadina di Porcupine, dove ha sede l'ospedale di Sant'Ursula, una struttura antica dove spera di poter trarre insegnamenti dai professionisti che vi lavorano. Se non che, pochi giorni dopo, rimane coinvolto in un piccolo incidente da risvolti poco chiari, che lo costringono a letto per qualche giorno. Senza però perdersi d'animo, Finlay riprende ben presto il suo lavoro, facendo pian piano conoscenza con gli abitanti della cittadina e con i suoi colleghi di lavoro, scoprendo suo malgrado che nonostante l'atmosfera idilliaca, Porcupine non è il piccolo paradiso che può sembrare agli occhi degli esterni. La trama di Fall of Porcupine, che richiede di calarsi nelle atmosfere lente e rilassate del gioco per essere apprezzata, è composta principalmente dalle storie dei suoi abitanti, ognuno dei quali rappresenta una piccola tessera del mosaico. I personaggi sono quasi tutti ben scritti e caratterizzati, con solo qualche piccola eccezione che non compromette l'esperienza complessiva. E in generale, la storia viene raccontata in modo leggero, ma essendo coinvolti dei medici, viene naturale avere a che fare anche con argomenti più seri, che vengono gestiti con delicatezza, senza eccedere nel dramma. Comunque, sotto traccia si muove anche una trama generale che coinvolge l'ospedale in sé, e forse questa è proprio la parte meno convincente, con alcuni risvolti drammatici troppo bruschi con l'approssimarsi del finale. Fall of Porcupine è soprattutto un'avventura narrativa. Nel corso delle sue giornate, scandite dai turni in ospedale, Finlay avrà modo di intrattenersi in conversazioni sia con i cittadini che con i suoi colleghi, in modo molto naturale. Non saremo quasi mai costretti a parlare con qualcuno, ma saremo noi a decidere se cercare di approfondire la relazione con tutti o con solo una parte dei personaggi del gioco. Per muoverci a Porcupine, controlleremo Finlay direttamente, ed essendo un piccione, sarà in grado non solo di saltare, ma anche di planare. Queste sue caratteristiche però saranno quasi inutili durante il gioco, tranne che in una singola sezione. Durante i turni di lavoro avremo ovviamente a che fare con i pazienti, e qui entrano in gioco i minigiochi, che rappresentano probabilmente la parte meno riuscita dell'esperienza, dato che dopo poco diventano inevitabilmente ripetitivi e a tratti inutilmente macchinosi. Fallirli non cambia la trama, ma solo un punteggio che ci verrà dato alla fine di ogni turno e che influenzerà soltanto qualche dialogo. Una caratteristica fastidiosa, infine, è che il gioco supporta solo il salvataggio automatico, ma purtroppo i checkpoint sono spesso troppo distanziati tra loro, con il rischio concreto di dover ripetere i suddetti minigiochi in caso dovessimo interrompere forzatamente la partita. Ad ogni modo, la durata del gioco ruota attorno alle 7 ore. Realizzata in un delizioso 2D, la grafica del gioco è contraddistinta da scorci evocativi dai colori tenui, dove si muovono personaggi disegnati in uno stile che ricorda un libro illustrato, ben tratteggiati e caratterizzati, e anche molto espressivi. Questo lo si nota soprattutto in Finlay, i cui occhi non possono fare a meno di tradire le sue emozioni. I dialoghi del gioco sono solo testuali, senza doppiaggio, ed il lavoro di dare brio ai dialoghi ricade quindi interamente sulla colonna sonora, che però risulta poco ispirata, al punto che spesso neppure la si nota, lasciando quindi poco o niente dietro di sé. Purtroppo il gioco non è tradotto in italiano. A patto di calarsi nelle sue atmosfere lente, Fall of Porcupine è un'avventura narrativa piacevole e ben scritta, tranne che nella parte finale, troppo brusca e affrettata. Il gameplay invece avrebbe giovato di una maggiore varietà dei minigiochi,
che dopo poco finiscono col rappresentare più che altro una seccatura.